L'obiettivo è ambizioso. Scoprire se in passato c'è mai stata vita su Marte. E se oggi il pianeta rosso è sicuro per l'esplorazione umana. Già arrivare sulla superficie è un azzardo. Occorrono tecnologie mai sperimentate prima. È l'inizio di un viaggio tanto complicato quanto pericoloso. Da solo sul pianeta Marte, il rover robotico dovrà adattarsi e imparare. E noi impareremo insieme a lui. Siamo atterrati. Ma esattamente dove? Ecco la cima dell'Eolis Mons, molto più noto come Monte Sharp. A sorpresa, la videocamera che ha filmato la discesa funziona ancora. Un ulteriore occhio puntato sul terreno per tutta la missione. E non siamo soli. Mars Odyssey, Mars Express e il Mars Reconnaissance Orbiter hanno monitorato l'atterraggio dallo spazio, ritrasmettendo le telemetrie attraverso il Deep Space Network. Tutto è sincronizzato alla perfezione. Ecco un fotogramma della discesa col paracadute catturato dal telescopio IRIS dell'Orbiter. Su Marte il giorno dura 24 ore, 39 minuti e 35,24 secondi, quasi 40 minuti in più del giorno terrestre. È chiamato Sol. Da lassù, l'IRIS lo ha già trovato. Lo scudo posteriore, parte dell'aeroshell, il sistema di atterraggio morbido, lo scudo termico, persino i crateri lasciati dalle zavorre in tungsteno. Siamo a circa 10 km dalla base del Monte Sharp, la destinazione finale. Nessuna missione su Marte era mai iniziata con tale precisione. Curiosity solleva l'antenna ad alto guadagno. Ora può comunicare direttamente con la Terra. È il momento di alzare l'albero con la fotocamera. Le immagini riprese dalle NavCam vanno a comporre il suo primo selfie. Si temeva che la polvere sollevata dai razzi per la decelerazione lo avrebbe ricoperto. Ma Curiosity si presenta in gran parte pulito e pronto a entrare in azione. Al Jet Propulsion Laboratory i tecnici cancellano le oltre 500.000 righe di codici di testo per ingresso, discesa e atterraggio, sostituendoli con istruzioni sulla missione in superficie.
Curiosity dispone di due computer identici a prova di radiazioni, dotati di memoria flash da 2 GB e RAM dinamica da 256 MB. Dedicherà i prossimi 7 sol a caricare dati e controllare il nuovo software. Fatto questo, non sarà più una sonda spaziale, ma un rover pronto per l'esplorazione. Curiosity è diretto discendente del piccolo Sojourner, arrivato nel 97 con la missione Pathfinder. Ed è il fratello maggiore del rover Spirit, che ora riposa su Marte. Poi c'è Opportunity, che ha inviato dati da milioni di chilometri di distanza. Progettato e costruito dal California Institute of Technology e dal Jet Propulsion Laboratory, è un laboratorio mobile che va collaudato, messo a punto, ricollaudato e perfezionato. Accendono i motori che azionano la trazione ed effettuano i test di sollecitazione sottoponendolo a intense vibrazioni. Poi calore e freddo estremi in una camera da vuoto. Il radar di localizzazione viene testato su un caccia FA-18 Hornet e su un elicottero AS-350 su terreni simili alla superficie di Marte. Inventano e perfezionano un paracadute adatto a velocità supersoniche. Vista la velocità d'ingresso di Curiosity nell'atmosfera di Marte, il paracadute si gonfierà o si romperà in una frazione di secondo. I dati sono utili solo se il prototipo viene spinto fino al punto di rottura. Nessun paracadute è stato filmato e fotografato tante volte durante la sua apertura. Il test del sistema di atterraggio Sky Crane è uno dei più attesi e vi assiste tutto il personale del laboratorio. 2, 1, fire. Dopo lunghe discussioni, gli scienziati scelgono il sito dove avverrà l'atterraggio, il cratere Gale. Al suo centro c'è il Monte Sharp, formato da strati diversi, una base argillosa ricoperta da zolfo e minerali contenenti ossigeno e canali scavati in epoche remote dallo scorrimento dei liquidi a quote diverse. Il monte offre l'opportunità di un viaggio nel tempo, attraverso milioni di anni di ere geologiche. Fotogramma dopo fotogramma si delinea un'immagine panoramica. I getti dei razzi dello Sky Crane hanno eroso la superficie, lasciandovi dei segni simili a macchie di grigio chiaro. I geologi osservano affascinati gli involontari scavi dei getti. La CamCam di Curiosity inquadra i segni di calibrazione a poppa vicino al generatore termoelettrico a radioisotopi. Vaporizzando frammenti di roccia marziana con il laser a infrarossi, Curiosity potrà analizzarne la composizione, anche da una distanza di 7 metri.
Il primo bersaglio è una roccia grande come un pugno, chiamata Coronation, incoronazione. Ne vaporizza una minima porzione, con una temperatura che supera quella della superficie del Sole. Registra le variazioni dello spettro del plasma, dall'ultravioletto all'infrarosso. Il laser scioglie un punto che ha un diametro inferiore al millimetro. E il sistema irradia impulsi che corrispondono ai diversi minerali presenti. Durante il ventesimo sol, la ChemCam spara la prima serie di 5 raggi laser in successione. Le ruote del rover imprimono sul suolo le lettere JPL in codice Morse. È un riferimento per capire se scivola. Gli operatori del rover non vedono l'ora di testarne i sistemi di navigazione. Usando l'odometria visuale, il rover può spostarsi in autonomia su brevi distanze. Entro il ventesimo sol, Curiosity ha percorso già oltre 100 metri, più della lunghezza di un campo da football. Ha superato il suo esame di guida e ora può muoversi liberamente. Circa 300 metri più avanti, le fotocamere inquadrano un punto con 3 diversi tipi di terreno affiancati. Viene chiamato Glenelg. Il nome è un palindromo, una parola che è identica anche se letta in senso inverso, perché passerà di qui sia all'andata che al ritorno. Molto prima dell'atterraggio di Curiosity, i geologi creano una mappa basata sulle riprese dell'orbiter. Vi sovrappongono una griglia. Ogni riquadro ha 1 chilometro di lato ed è chiamato col nome di una città terrestre con meno di 100.000 abitanti. Quando un operatore avvista un oggetto dalla forma insolita, lo chiama come un elemento distintivo della sua città natale sulla Terra. Il Mali è un imager, una fotocamera montata su un braccio robotico, ma fa ben più che scattare dei selfie. Come uno Sherlock Holmes marziano, il rover usa la sua lente di ingrandimento per raccogliere indizi di eventi passati. Può servirsene per esaminare se stesso. Per ora, tutto in ordine. Scatta una foto all'elemento di calibrazione, un penny in rame del 1909 col volto di Lincoln. Ora fanno ruotare la torretta di 90 gradi per calibrare l'APXS, lo spettrometro a particelle alfa e raggi X. Se il Mali è l'occhio del rover, l'APXS è il suo naso. Tra il Mali e l'APXS c'è il trapano per forare campioni, con il DRT, l'utensile di raccolta della polvere. Quello che vediamo ruotare sulla torretta è il sistema Chimera. Può raccogliere campioni di suolo, setacciarli, dividerli e inviarli ai 2 laboratori chimici posti all'interno del rover. A tal fine Curiosity esegue una complessa danza hip-hop robotica di assoluta precisione. Osservando i movimenti del Chimera, possiamo apprezzare le vere dimensioni del rover. Nessuna delle fotocamere ha più di 2 megapixel di risoluzione. Ma unendo le immagini con un software di ricomposizione, si ottiene una visuale panoramica. Per posizionare con precisione il rover su un obiettivo di indagine, gli operatori visualizzano diversi percorsi sulla mappa tridimensionale, sempre visibile anche quando su Marte è notte. Nel 44° sol, l'APXS mette per la prima volta alla prova il suo fiuto scientifico e il Mali effettua la prima ripresa ravvicinata di una roccia marziana. Viene chiamata Jake
Matievich, dal nome di uno scienziato del progetto scomparso poco dopo l'atterraggio. Ha contribuito a progettare ogni rover a sei ruote atterrato su Marte. Laureato in matematica e poi diventato ingegnere, è stato uno dei padri del rover Sojourner. Con delle abili improvvisazioni si ottengono dalle IPXS e dal Mali i dati su un punto già sondato dalla ChemCam. La roccia di Jake viene analizzata e si scopre che ha un'origine vulcanica. Un esempio della capacità scientifica del rover. Jake Matievich ne sarebbe fiero. L'equipe scientifica ha dati sufficienti per un annuncio epocale. Questa roccia si è formata in presenza di acqua. Oggi Marte non ha più forme di vita, ma forse in passato era diverso. La missione ha già trovato varie prove che un tempo qui scorreva l'acqua. E lo ha fatto per tantissimo tempo. Si scopre così che Curiosity è atterrato sulle rive di un antico fiume che scorreva dall'anello di colline del cratere Gale. I fiumi scorrevano anche giù dai pendii del Monte Sharp. Quando arrivavano sul terreno pianeggiante, i fiumi si dividevano in tanti rami più piccoli, formando un ventaglio alluvionale. Arrivano le conferme a qualcosa che gli scienziati sospettavano da tempo. In passato Marte ha avuto un'atmosfera più densa, che tratteneva molta più acqua rispetto ad oggi. Il SAM, Sample Analysis at Mars, è in grado di fiutare l'aria di Marte e dimostra come l'atmosfera sottile abbia una concentrazione alta di isotopi pesanti di idrogeno, argon e carbonio. Ci racconta una storia di quando il denso involucro d'aria che avvolgeva Marte fu strappato dagli strati più alti. La sonda orbitale MAVEN confermerà poi che la dispersione è ancora in atto. La Terra ha un'atmosfera oltre 100 volte più densa di quella di Marte. Ma perché il pianeta rosso ha perso la sua aria? Forse è tutta una questione di gravità. Marte ha appena un terzo della massa della Terra. Eppure ha ancora dei venti e un clima. Il rover ha una stazione di monitoraggio ambientale che controlla valori come la pressione dell'aria, l'umidità, la temperatura e il vento. In più occasioni, intorno a mezzogiorno, il barometro ha registrato dei piccoli cali nella pressione dell'aria. Forse sono fenomeni legati ai diavoli di sabbia, fotografati da Spirit e Opportunity. Ma non sono stati avvistati sui bassopiani di Gale. Qui il vento soffia dalla cima del Monte Sharp davanti al rover. O dal bordo del cratere, alle sue spalle. Venti che mutano con le stagioni. L'orbita di Marte è molto più eccentrica o ellittica rispetto a quella della Terra e comporta una maggiore variabilità nella durata delle stagioni. Nell'emisfero sud di Marte, la stagione più lunga è l'autunno. La primavera è la più corta. Curiosity segue l'alternarsi delle stagioni con un antico strumento, una meridiana. Questa è la più grande foto mai scattata su Marte. Tre diverse fotocamere hanno fornito quasi 900 immagini, creando un panorama da 1,3 miliardi di pixel. È il Rocknest. E sullo sfondo, a sud, c'è Monte Sharp. Ora è possibile visualizzare l'antico lago, posto tra la posizione odierna e la sua destinazione. Dopo
Dopo 100 sol, in cui tutti i sistemi hanno superato i controlli previsti, Curiosity si trasforma da robot meccanico in analista geochimico. Nel momento in cui lascia Rocknest, i suoi operatori passano la mano e i comandi all'equipe scientifica. D'ora in poi le operazioni procederanno in modalità di scoperta e la missione sarà orientata alla ricerca di tracce di vita. Ora il rover punta su Yellowknife Bay, una depressione poco profonda dove un tempo c'erano un lago e dei corsi d'acqua. L'orbiter inquadra una tempesta di sabbia. È ancora lontana a sud-ovest e si spera che perda forza prima di raggiungerlo. È il momento dell'arrivo a Yellowknife Bay. In superficie sono visibili tre diversi strati di terreno. Forse era la sponda di un lago poco profondo. La roccia piatta inferiore è piena di protuberanze sferiche, tecnicamente chiamate concrezioni. Sono la prova che un tempo l'acqua filtrava nella terra. Oggi l'acqua scorre ancora su Marte. Le sonde orbitali Odyssey e Mars Reconnaissance hanno fotografato degli scorrimenti stagionali su pendii. Visibili soprattutto intorno all'equatore, queste tracce scure appaiono a fine primavera o inizio estate. Sono definite configurazioni di pendio attivo. Considerando le temperature, forse è acqua salata, frutto dello scioglimento di ghiaccio appena sotto la superficie. L'acqua, o qualunque cosa sia, non scorre in modo costante e scompare del tutto entro la fine dell'estate. Perdiamo contatto con Curiosity per tutto l'aprile del 2013, quando il Sole si viene a trovare tra Marte e la Terra, un fenomeno chiamato congiunzione solare. Il Jet Propulsion Laboratory programma 30 sol di analisi scientifiche da svolgere in autonomia. Secondo dei ricercatori, le superfici reticolari di Yellowknife Bay ricordano strutture prodotte sulla Terra da microorganismi più di 3 miliardi di anni fa. Forse anche le rocce marziane sono state plasmate dai microbi? Ora che Marte non è più oscurato dal Sole, è il momento di riprendere la ricerca scientifica. Su una formazione piatta e ricca di venature, a meno di 3 metri dalla roccia John Klein. L'idea è di posizionare perfettamente il rover, con braccio e torretta. Quindi scegliere il punto esatto per ottenere il massimo risultato col minimo rischio. La roccia Cumberland è ricoperta di concrezioni formate dall'evaporazione dell'acqua che lascia depositi di minerali. Per Curiosity è la seconda perforazione di 1,6 cm. I raggi laser vaporizzano la polvere per esaminarla. C'è sempre da imparare dal rover. Nuovi codici sono caricati sulla camcam, in modo che non punti verso il sole, che potrebbe danneggiarla. Curiosity localizza una formazione alta appena mezzo metro. È piena di fori, molti dei quali contengono piccole concentrazioni di altro materiale. È forse una roccia ignea vulcanica che ha formato bolle? Una roccia sedimentaria da cui è fuoriuscito del gas? O è filtrato del liquido? Un altro mistero. Corpi celesti in transito nella notte marziana. Se un astronomo si trovasse al fianco di Curiosity con un piccolo telescopio, ecco cosa vedrebbe.
cattura il passaggio della luna più vicina, Phobos, insieme alla sorella più piccola e lontana, Deimos, in tempo reale. Questo ci fa capire come appaiono le lune di Marte rispetto alla nostra. Sono molto più piccole, ma la loro orbita le porta più vicine. In un altro giorno ci fermiamo a osservare il passaggio delle piccole lune di Marte sul disco solare. Nessuna delle due è abbastanza grande da produrre un'eclissi totale. Sulla lunga strada verso il Monte Sharp, Curiosity fa sosta nel sito chiamato Darwin. In uno degli affioramenti, la roccia si è spaccata tanto tempo fa. Liquidi ricchi di minerali hanno riempito la crepa. E sono poi evaporati. La roccia è stata erosa, ma i minerali induriti sono rimasti. Il MALI, la fotocamera sul braccio robotico, invia sulla Terra una foto ad alta risoluzione. Mettendo ancora più a fuoco, si vede come ogni pixel abbia catturato 2 decimillesimi di centimetro. Non è la fotocamera più potente su Marte, ma ha la piattaforma più mobile e consente al rover di fotografare tanti importanti campioni di roccia. Il terreno stratificato del Monte Sharp si staglia all'orizzonte. La meta è più vicina, ma è tempo di rimettersi in viaggio. Curiosity ha coperto quasi 5 chilometri. Le 6 ruote in alluminio iniziano a risentirne. La superficie dura e frastagliata alle pendici del Monte Sharp lascia fori e ammaccature sul battistrada metallico. È tempo di cambiare strategia, viaggiare meno e trivellare di più. Così la ricerca scientifica non ne risentirà. L'obiettivo è una piccola duna di sabbia chiamata Dingo Cap, che può offrire una strada meno accidentata verso la cima. Dal cielo, Mars Reconnaissance continua a seguire le tracce del rover. Il telescopio della ChemCam cattura un'immagine della roccia Harrison. Quindi la colpisce col laser, rivelando ancora i segni distintivi del vulcanismo. Un tempo questa era una terra di acqua e fuoco. Curiosity si muove sulla bassa duna del Dingo Gap. È alta appena un metro, ma se la sabbia si rivelasse troppo soffice, sarebbe un problema. Il rover procede in retromarcia. È la prima volta che lo fa. Queste sono le sue tracce e la scia scura sembra fango. Ma è un'illusione ottica. Marte si conferma un mondo arido. La luce ultravioletta, non filtrata dall'atmosfera sottile, ne brucia la superficie. Quello che vediamo qui è il vero colore della sabbia. Nuova tappa del viaggio, il Kimberley. Sullo sfondo la montagna in tutta la sua mole. Osservando il terreno, gli scienziati cominciano a capire l'origine di questa terra.
Lungo il percorso, nuove conferme a questa teoria. Questo era il delta di un fiume. Questo frammento di arenaria è chiamato Wingiana, come un canyon dell'Australia nord-occidentale. Curiosity rimuove lo strato color ruggine, poi lo fora col trapano a percussione. È la prima pietra non metamorfica sondata così. La ChemCam spara i laser nel foro. Il colore scuro è biossido di manganese e il processo di ossidazione richiede molta acqua. Wingiana ci dice che qui, nel passato, soffiavano venti ricchi di ossigeno. Il 640° Sol, la Mestcam, inquadra un meteorite ferroso semisepolto tra i sassi. I ricercatori lo chiamano Lebanon, Libano. È probabilmente un raro esemplare di pallasite, formatasi all'interno di un grande asteroide, su un pianeta rimasto senza vita. Ecco un frammento di un altro mondo andato distrutto. L'atmosfera rarefatta di Marte favorisce molti di questi impatti. Ecco l'immagine ripresa dal satellite prima e dopo. Sono stati scoperti più di 400 nuovi crateri da impatto. Conoscere la frequenza e le dimensioni di questi eventi è essenziale per capire a quali pericoli saranno esposti i futuri esploratori. È anche utile per comprendere l'evoluzione del nostro sistema solare. Curiosity ha tagliato il traguardo del suo primo anno marziano e la missione dura da 687 giorni terrestri. Festeggia da solo, con i fuochi pirotecnici. Il Mali fotografa la sfera di plasma generata dal laser della ChemCam, che colpisce una roccia grande come una pallina da baseball, chiamata Nova. Curiosity entra nella Hidden Valley, la valle nascosta. Nel fondo sabbioso appaiono stratificazioni di rocce chiare e piatte. E un obiettivo promettente. Bonanza King. Spazzola. E poi trapano. Ma il fondo è instabile e la sabbia troppo cedevole. Si sceglie un percorso migliore, con rocce migliori, e il viaggio prosegue. Intanto dalla Terra dei microscopici intrusi minacciano la missione scientifica su Marte. Uno studio ha rivelato che alcuni microorganismi sopravvivono alle tecniche di sterilizzazione utilizzate per le sonde spaziali. Forse alcuni clandestini potrebbero essere giunti su Marte. Curiosity non è attrezzato per scoprire la presenza di microbi,
che siano marziani o trapiantati dalla Terra. Serve la massima cautela nella valutazione di ogni materiale organico raccolto. Durante una sosta su un pendio più in basso, gli strumenti di analisi trovano tracce inconfondibili di ematite. Il SEM lavora di notte con temperature più stabili e scopre che queste rocce hanno subito un'ossidazione molto superiore alle altre. Come ci si aspetterebbe da rocce umide esposte ripetutamente a un'atmosfera asciutta. Well Rock, la roccia della balena. Qui rivoli d'acqua scivolavano lentamente in un antico lago. Poi scorrevano sul fondo, facendo cadere fango e pietre e creando gli strati della roccia e di altre formazioni vicine. È esattamente quello che succede sulla Terra quando i fiumi si aprono a ventaglio in ampi specchi d'acqua. Ora gli scienziati non hanno più dubbi. Un tempo dei vasti laghi ricoprivano gran parte del fondo del cratere, facendo accumulare strati di sedimenti per decine di milioni di anni. La stratificazione ci parla di un'alternanza di laghi, venti, depositi alluvionali e stagioni aride. In un ciclico tumulto climatico. La montagna, oggi alta 5.000 metri, è cresciuta lentamente. Gli indizi mostrano come i laghi, e forse gli oceani di Marte, si siano allargati e ritirati per poi crescere di nuovo, per milioni di anni. Forse queste acque, in epoche remote, hanno ospitato la vita? Curiosity scala un pendio per fermarsi su una pendenza di 18 gradi. È la salita più ripida che abbia mai affrontato. Alcuni operatori temono che sia una mossa rischiosa. Ma tutto in questa missione è un azzardo. Intanto riprendono le osservazioni. Curiosity pulisce la roccia che viene chiamata Santa Ana. La nostra macchina scientifica nomade dimostra una stabilità invidiabile. La NASA e la Microsoft annunciano una joint venture unica per portare gli scienziati su Marte. Per i geologi sarà come camminare nel sito del cratere Gale, vedere le rocce da vicino, effettuare misurazioni sul terreno, confrontarsi tra loro e ricostruire la storia di Marte. Il nuovo sistema on-site è concepito per far interagire gli scienziati con la superficie di Marte nella realtà virtuale. È un'anticipazione di come esseri umani e robot potranno interagire in futuro. Curiosity lascia il sito di Powramp. Appena oltre, ecco delle strane rocce con venature chiare lungo il passo di Artist Drive, il viale dell'artista. Una formazione meravigliosa e complessa che attira gli scienziati. Sembra quasi uno scheletro fossile. Viene chiamata Garden City, la città giardino. La roccia circostante si è erosa più rapidamente, lasciando delle piccole pareti più chiare che si elevano dal suolo come lame di grossi coltelli. Simili striature
si trovano sul fondo di laghi, corsi d'acqua, mari poco profondi e sorgenti termali dove l'acqua evapora e lascia depositi di concrezioni e cristalli. Qui Curiosity rivela tanti minerali diversi che si intersecano e si sovrappongono tra loro. Dal solfato di calcio al solfato di magnesio. Ognuno arricchito con tracce di altri elementi, come ferro e fluoro. È un indizio che segnala il passaggio di acque arrivate fin qui da luoghi molto lontani. Lasciavano ogni volta una distinta impronta chimica che rimandava alla loro origine. Sulla Terra, l'erosione delle colline imprime vene molto simili in siti esposti da secoli al transito delle acque. È proprio ciò che Curiosity ha visto su Marte lungo l'Artist Drive. La memoria fossile di tanti giorni umidi e asciutti in un lontano passato. Il Mars Reconnaissance Orbiter segue Curiosity lungo il passo. Più che localizzare il rover, la sonda osserva come i venti di Marte, poco alla volta, cancellino ogni traccia del suo passaggio. Le cicatrici lasciate dai razzi durante la discesa guariscono. I segni dello scudo termico sprofondano nella sabbia. Lo scudo posteriore è quasi sepolto. I resti del paracadute volteggiano al vento nell'aria sottile di Marte. Solo Curiosity sfugge per ora all'andamento mutevole, continuando a muoversi. La polvere rossa e gialla lascia filtrare soprattutto la luce blu, quindi il sole su Marte appare bluastro. L'effetto è chiaramente visibile al tramonto quando la luce viaggia più a lungo, in uno strato più grande dell'atmosfera. Prima del prossimo tramonto blu, Curiosity completerà il suo 10° chilometro. Questa è la valle, ricoperta di sabbia. Le increspature nella sabbia si fanno più spesse e frequenti. E il terreno che le separa è più ripido di quelli incontrati finora. È tempo di scegliere quale rischio correre. Restare bloccati nella sabbia? O scivolare dai fianchi di queste aride colline? Il Penny di Lincoln è impolverato. Ma poteva andare peggio dopo una lunga esposizione all'aria fredda e rarefatta, alla luce ultravioletta e alle radiazioni cosmiche. Si decide che scalare la collina è meno rischioso che sfidare le sabbie. Curiosity ha già dimostrato di avere la sicurezza di una capra delle nevi. Ora si parte. Alla fine lo sforzo sarà ripagato. Ecco il punto di transizione tra due grandi substrati rocciosi. Gli strati più scuri della roccia di Stimson si sovrappongono a quelli più chiari della roccia metamorfica di Paramp. Il
Il rover è parcheggiato quassù, su un terreno accidentato, e gli strumenti vanno in modalità di riposo. Si avvicina una nuova congiunzione, e presto il Sole sarà tra Marte e la Terra. Sembra di rivedere un pezzo del sud-ovest desertico degli Stati Uniti. Le rocce di Stimson sono come dune di sabbia congelate nel tempo. Gli strati inclinati mostrano quella che i geologi chiamano laminazione incrociata. Ma è stato il vento, non l'acqua, a scolpirli così. Sulla Terra, un geologo identificherebbe la roccia, la spaccherebbe, ne estrarrebbe un campione e lo conserverebbe per ulteriori analisi chimiche. Il tutto in appena un'ora. Curiosity impiega spesso 5 o 6 sol per fare lo stesso lavoro. Ma può svolgere più funzioni allo stesso tempo. Mentre effettua un'analisi geochimica, osserva un terreno distante e si scatta anche un altro selfie. Come questo, in una località chiamata Big Sky. La luce impiega 20 minuti per viaggiare da Marte alla Terra, ma il sistema congiunto di antenne, satelliti e grandi radiotelescopi permette di monitorare costantemente il rover. Le ruote non sono più una preoccupazione. Molto prima, il Mars Reconnaissance Orbiter ha rilevato campioni di dune di sabbia scura tra le ellisse di atterraggio e i punti più alti del Monte Sharp. Viste a livello del suolo, le dune appaiono imponenti. L'equipe scientifica decide di intitolare la prima a Ralph Bagnold, l'ufficiale del genio britannico che per primo ha studiato la formazione delle dune sulla Terra. Una duna è cosa diversa da un'increspatura nella sabbia. Il lato posteriore, sopravvento, ha una pendenza meno accentuata, mentre quello anteriore, sottovento, è ripido e più soggetto a franare. È questa conformazione che permette alle dune di spostarsi come onde nel mare. Ma le dune di Marte sono molto diverse da quelle terrestri. In condizioni di minore gravità e pressione dell'aria, presentano enormi increspature in perenne movimento. Si spostano sulla superficie alla media di un metro l'anno. Ecco un'altra duna scura. È stata chiamata Namib. Si innalza per 5 metri, con pendenza di 28 gradi. Un ostacolo potenzialmente invalicabile. Scatto per celebrare 2 anni marziani, 2 interi anni sul pianeta rosso, quasi 4 anni terrestri di esplorazione scientifica, su un mondo veramente alieno.
Il cammino è difficile, ma porta in un altro luogo suggestivo che ricorda la costa di un antico mare spazzata dal vento. Non a caso lo chiamano Bar Harbor, come la località costiera del Maine. Egg Rock, la roccia uovo, un riferimento all'omonima isola a largo delle coste del Maine. È forse la roccia più strana osservata finora su Marte. Si tratta di un meteorite di ferro e nickel, non più grande di una pallina da golf. Forse è arrivato qui milioni di anni fa, ma si presenta incredibilmente liscio, come nuovo. Ci siamo mossi sempre con cautela e alla fine Curiosity sembra ancora in ottima forma. Gli operatori hanno imparato a guidarlo riducendo al minimo l'usura delle ruote. Gli strumenti scientifici sono ancora ben calibrati e funzionanti. Il generatore continua a fornire energia. E nuove curiosità spuntano tra le sabbie e le rocce. Ma il percorso prosegue verso l'ignoto. Basta un solo errore e il viaggio si concluderà per sempre. Il retaggio di Curiosity è già stabilito. Scoprire una volta per tutte se Marte ha mai ospitato la vita e forse è fiorita proprio qui, tra i laghi, i fiumi e i ruscelli che hanno lasciato il segno su questo antichissimo paesaggio. Curiosity continua a scalare e a ricostruire la storia del passaggio dell'acqua che scorre in parallelo alla storia della vita e sembra echeggiare tra le rocce del Monte Sharp. La missione continua. Basta avere curiosità.